Ciao ragazzi, benvenuti ancora nella mia cucina semplice, by Fiore. Questa sera ci trasportiamo in un palazzo reale perché avremo la regina delle paste, la Tagliatella, e dopo vi spiegherò alcune cose. Abbiamo il tartufo bianco, periodo di tartufo ragazzi. Abbiamo Sant'Agata Feltre, abbiamo le Marche ed è il re della tavola, della Tagliatella. Poi ci sono i sudditi, i principi, i funghi porcini. Andiamo a preparare. Cominciamo con i prodotti. I prodotti abbiamo detto il tartufo, il re del palazzo, la regina, le tagliatelle. Ragazzi, le tagliatelle le ho già fatte. Se andate a vedere il mio video della preparazione delle tagliatelle con la Zora mia, queste sono fresche, fatte, tirate col mattarello. Funghi porcini, io li ho già tagliati, li ho già spezzettati, li ho già asciugati e lavati e asciugati. Mi raccomando, ben asciugati perché rilasciano molta acqua. Burro, olio, pepe e sale. Il nostro burro è sciolto a fuoco basso, mi raccomando, perché non deve bruciare. Aggiungiamo un po' di olio. Continuiamo con questo procedimento. Proprio qualche secondo, amalgamare bene sia l'olio con il burro e aggiungiamo i nostri funghi. Alziamo la fiamma. A questo punto aggiungiamo dell'aglio, non l'ho messo prima perché volevo far sì che i funghi porcini si cuocessero proprio bene col burro. Perciò adesso insaporiamo con l'aglio. Aggiungiamo del pepe. E un simpatico sale. Non tanto ragazzi, perché poi si fa sempre il tempo ad aggiungere il prodotto finale. Ci vorranno pochi minuti, non tanto, 5 minuti, Non state lì a far passare trascorrere molto tempo perché altrimenti si induriscono i nostri funghi porcini. I nostri funghi sono, si può dire, quasi cotti. Tolgo l'aglio, che non mi serve più, spengo la fiamma e adagio la padella su un altro piano spento. Nel frattempo riaccendo, scusate, metto l'acqua delle tagliatelle e portiamo a bollore la nostra acqua. Brudella, l'acqua bolle. Buttiamo giù le nostre tagliatelle. Questo è un rito romagnolo quello delle tagliatelle. Aspettiamo che le tagliatelle sono cotte quando arrivano in superficie. Noi ci fermiamo qualche secondo prima perché dobbiamo metterle insieme ai funghi. Accendiamo il fuoco sotto la padella dei funghi. Le nostre tagliatelle sono quasi pronte. Non state lì a scolare tanto, le mettete subito dentro la padella. Queste veloci, ragazzi. È un tripudio di colori, profumi. Aggiungo un mezzo mescolo di acqua della pasta. E unisco bene i funghi alle tagliatelle e continuo la cottura. Proprio qualche secondo. Prendo il prezzemolo, come vi ho detto, io lo preparo sempre e lo metto in congelatore, così è sempre pronto all'evenienza. Diamo una bella spolverata di prezzemolo alle nostre tagliatelle. Continuiamo a unire tutti i nostri prodotti. Cominciamo a girare la nostra tagliatella sul nostro mescolo. Andiamo a fare un impiattamento. Certamente la tagliatella scivola parecchio in questo momento e ci sarebbe da dire qualcosa. Guardate che meraviglia.
aggiungiamo i nostri funghi. È un tripudio di profumo, ragazzi, non avete idea. La natura ci regala dei prodotti fantastici. Chef, è buono? Ah, non ho neanche più la lingua, guarda. Cambio di regia. Il mio amico Paolo mi ha provato il tartufo e gli faccio con un dispetto maggiore, perché io sono anche un dietista e l'ho messo a dieta e non può mangiarle. Paolo, a te l'onore di grattugiare questo nostro tartufo. Pronti? Sorridi in camera, Paolo. Eccoci qua. Eccoci qui. Queste sono le nostre tagliatelle, porcini e tartufo bianco. La mia cucina semplice. Ciao ragazzi! Mamma mia, mi hai portato via prima il piatto da davanti. Come faccio? Sentiamo un po' come sono venute. Il funghetto col tartufino. La mia cucina semplice.